Benvenute e benvenuti a Un secolo di migrazione in Italia, 1920-2020, un corso online voluto dal Consiglio Nazionale della Ricerca, Istituto di Studi sul Mediterraneo, insieme a Biblioteche di Roma, con lo scopo di accrescere le conoscenze rispetto ai fenomeni migratori e in particolare rispetto alla loro storia nel nostro paese. La lezione di oggi è dedicata al periodo che va dalla crisi degli anni 70 al 1989. Un periodo storico pieno di avvenimenti decisivi per la storia dell'Italia contemporanea che si apre proprio con la grande crisi mondiale della prima metà degli anni 70, determinata dal cosiddetto shock petrolifero del 1973, che determina a cascata una serie di grandi trasformazioni su tutta l'economia mondiale e anche sui fenomeni migratori. La prima conseguenza di grande impatto sull'Italia è la nascita di flussi importanti, più importanti del passato, di emigrazione e di ritorno, che hanno quindi anche una, diciamo, loro centralità a livello sociale e a livello economico. Nonostante un progressivo calo dei flussi in uscita, restano molto alte in questo decennio, anche negli anni 80, le rimesse, e questo quindi è un indicatore che ci fa capire quanto il mondo dell'immigrazione, il mondo delle comunità italiane all'estero, resta un bacino, un serbatoio decisivo per l'economia italiana. E in questo periodo storico conosciamo anche una stabilizzazione delle migrazioni interne, fenomeno di cui abbiamo parlato molto negli incontri precedenti, che conoscono anche una loro nuova geografia. I flussi interni si ricollocano anche a seconda delle trasformazioni economiche del paese. Ma il tema che irrompe nel dibattito pubblico negli anni 70 e soprattutto negli anni 80 è un tema non sconosciuto alla storia italiana, ma è un tema nuovo nelle dimensioni, ovvero lo sviluppo dell'immigrazione straniera, su cui ci soffermeremo nella seconda parte di questa lezione. Come vedete da questa slide, l'Italia proprio nel corso degli anni 70 conosce un saldo migratorio cosiddetto positivo con l'estero. Cosa significa? Significa che a partire dal 1973, sulla scia proprio dei ritorni dettati dalla crisi economica mondiale, sono più le persone che rientrano in Italia di quelle che emigrano verso l'estero. Soprattutto dal 1975 l'impatto di questo saldo, come vedete, è un saldo importante, insomma, è un impatto notevole. Come dicevamo prima, il grande tema legato proprio alla crisi economica mondiale, legato a questo nuovo scenario migratorio che caratterizza anche l'Europa e anche l'Italia, è proprio il tema dei ritorni. Istintivamente l'idea di un saldo migratorio positivo potrebbe far pensare a una congiuntura che in qualche modo autorizzerebbe a liberare, diciamo, dall'immaginario anche il peso dell'emigrazione e delle sue sofferenze, insomma, che aveva avuto nel passato sull'Italia. In realtà, il saldo migratorio positivo, come abbiamo detto, è dettato principalmente da un ciclo di licenziamenti e di rimpatri che determina questo ritorno massivo in Italia. Nei termini di un ritorno molto complesso, che significa disoccupazione, significa reinserimento problematico, insomma, nei contesti di partenza. In questa slide vedete un articolo del 1978, una pagina dell'Unità del 1978, in cui c'è un articolo di Luigi Lombardi Satriani, un importante antropologo che racconta i contorni amari del ritorno dell'emigrazione, e in particolare un focus sulla destra, proprio legato al caso della Sardegna. I sardi la chiamano follia di ritorno, insomma, come a testimoniare quanto fosse carica anche di contraddizioni e di difficoltà questa ondata di ritorni. Nel 1975 si tiene a Roma un importante appuntamento immaginato e costruito dalle istituzioni negli anni precedenti, la prima conferenza nazionale dell'emigrazione. Aveva lo scopo, in qualche modo,
da parte dei suoi organizzatori inizialmente di celebrare comunque questo grande fenomeno che aveva permesso insomma all'Italia anche di moltiplicare le sue relazioni internazionali, ma nel pieno di questa crisi economica e nel pieno della stagione dei ritorni, questo appuntamento si trasformerà in una grande discussione e in una grande analisi della crisi dell'immigrazione, con contributi importanti che arriveranno soprattutto dal mondo dell'associazionismo, molto sviluppato, molto radicato nei paesi di emigrazione, e anche dal mondo degli enti locali italiani, che per la prima volta, soprattutto le regioni, in questi anni si affacciano, regioni che sono nate proprio a livello istituzionale nel 1970, si affacciano tra le varie competenze proprio al governo dei fenomeni migratori, che significa in questi anni gestire questa complessità dei ritorni. Dicevamo prima che le migrazioni nel corso degli anni 70, però dal punto di vista delle trasformazioni e delle novità, non si possono esaurire soltanto nei nuovi cicli dell'immigrazione all'estero e delle immigrazioni internazionali. Abbiamo anche uno scenario nuovo che ci dice molto su ciò che sta cambiando dentro l'Italia rispetto alle migrazioni interne. In questa slide potete notare da un documento tratto dall'Istat la lunga sequenza dei saldi migratori interni divisi per le ripartizioni territoriali: nord-ovest in blu, nord-est in celeste, centro in giallo, sud in verde e isole in verde chiaro. Come vedete, gli anni oggetto della quarta lezione, quindi gli anni 60, sono stati anni dominati dal punto di vista di saldi molto positivi per le regioni in blu, le regioni del nord-ovest, mentre invece gli anni 70-80 ci disegnano un quadro nuovo, in cui ci sono molti arrivi nelle regioni dell'Italia centrale, quindi prevalentemente dall'Italia meridionale verso l'Italia centrale, e nelle regioni del nord-est, in celeste il nord-est e in giallo l'Italia centrale. All'inizio ancora saldi migratori positivi nelle regioni del nord-ovest e anche, diciamo, sul finire degli anni 80, queste regioni del nord-ovest che ricominciano a drenare manodopera. Ecco, questa slide ci fa capire quanto sta cambiando l'Italia. La domanda di lavoro si va orientando nelle zone che stanno conoscendo un dinamismo e che in qualche modo sono quelle zone da cui esce un nuovo contraddittorio modello di sviluppo, la cosiddetta Terza Italia, l'Italia centrale in alcune sue componenti e soprattutto il Nord-Est. Quindi in questi anni abbiamo anche una nuova geografia dei flussi legati alle migrazioni interne, che sono proprio il prodotto delle trasformazioni dell'Italia, stessi flussi che invece negli anni, soprattutto del miracolo economico, erano stati decisivi verso le regioni del Nord-Ovest, insomma verso la grande industria, verso il triangolo industriale, e invece in questa fase si vanno orientando prevalentemente verso quel mondo diffuso della piccola e media impresa, che rappresenta una delle novità del caso italiano dopo la crisi dei primi anni 70. Ma nei primi anni 70 vediamo in maniera molto chiara, molto palpabile, l'emergere di un nuovo protagonista all'interno del mercato del lavoro italiano, ovvero le immigrate e gli immigrati stranieri. Alla fine degli anni 60 e in maniera più significativa nei primi anni 70, in due zone che possiamo individuare come due zone di frontiera, la Sicilia occidentale, in particolare la città di Mazara del Vallo in provincia di Trapani, e il confine orientale, ai confini tra la Slovenia, la Jugoslavia allora e il Friuli Venezia Giulia, si attivano circuiti in cui è visibile l'arrivo in Italia di lavoratori e lavoratrici dall'estero. Nel caso di Mazara del Vallo sono arrivi dettati inizialmente soprattutto da una grande richiesta di lavoro da parte del settore della pesca, e quindi arrivano prevalentemente lavoratori dalla Tunisia per lavorare nella pesca, che poi
si distribuiscono anche su tutto il territorio della provincia di Trapani e della Sicilia per lavorare anche in altri ambiti, in agricoltura, in edilizia, e sul confine orientale abbiamo un arrivo dalla Jugoslavia che riguarda lavoratori e lavoratrici che prima si inseriscono nella zona del Friuli Venezia Giulia, poi in Veneto, poi in Emilia Romagna e che vanno sostanzialmente ad aprire questo nuovo fenomeno che è pieno di caratteristiche dirompenti, insomma, rispetto al caso italiano. Per capire quanto già negli anni 70 abbiamo di fronte un'immigrazione straniera che non è affatto residuale, non è affatto marginale, possiamo servirci del primo rapporto sui lavoratori stranieri in Italia che è pubblicato dal Censis nel 1979, di cui annuncio le conclusioni la stampa in questo numero del 9 agosto 1979, che parla di una cifra di lavoratori e lavoratrici stranieri che si aggira tra le 300 e le 400 mila persone. Quindi evidentemente quei flussi iniziati un po' in sordina alla fine degli anni 60 e nei primi anni 70, collocati soltanto in alcune zone di frontiera, hanno conosciuto una loro crescita che si è distribuita in maniera piuttosto uniforme su tutto il territorio nazionale. Quali sono le caratteristiche iniziali dell'immigrazione straniera in Italia e in che modo prende forma questo fenomeno? La prima grande caratteristica è che questo fenomeno si articola facendo a meno di una legislazione organica. Pensate che la prima legge organica, la 943 dell'86, limitata tra l'altro al tema del lavoro, la cosiddetta legge Foschi, è del 1986. Fino al 1986 abbiamo avuto soltanto una circolare del Ministero del Lavoro del 1963 che dava un po' le direttive generali per il reclutamento e il collocamento dei lavoratori stranieri, ma abbiamo una grande vacatio. Abbiamo quindi un fenomeno che in qualche modo tende a sfuggire, insomma, alla pianificazione istituzionale e diciamo l'idea di una mancata pianificazione sarà una delle caratteristiche rispetto al mondo dell'immigrazione anche nel periodo successivo. Un'altra caratteristica importante è la pluralità delle provenienze. Al contrario di quello che avviene in altri paesi europei, dove ci sono delle singole comunità nazionali molto forti, legate in genere anche al passato coloniale, nel caso italiano abbiamo un arcipelago di provenienze molto, molto eterogeneo e abbiamo anche, già molto evidente nel corso degli anni 70-80, una grande pluralità delle destinazioni, cioè l'immigrazione straniera non si diffonde soltanto nelle aree forti industrialmente trainanti del paese, come era avvenuto nel modello prevalente di immigrazione internazionale negli anni 50-60 nei paesi dell'Europa continentale, ma si va diffondendo in modo abbastanza a macchia di leopardo un po' in tutto il territorio, al sud, soprattutto nel settore agricolo e non solo, come al nord, nelle aree industriali, come nelle città, come nel terziario, come nelle aree interne, in una modalità, diciamo, particolare, ecco. Rispetto anche a paragoni con altri casi europei e soprattutto all'interno di una stratificazione che, come ci fa capire questo rapporto del Censis del 1979 e come ci fanno capire poi le ricerche che vengono pubblicate anche nel corso degli anni 80, è una stratificazione molto composita appunto nel mondo delle fabbriche, nel mondo delle campagne, nel mondo del terziario. Un'altra grande caratteristica è che in Italia le migrazioni legate al diritto di asilo hanno delle notevoli limitazioni, notevoli limitazioni che derivano dalla cosiddetta riserva geografica, cioè un vincolo alla richiesta del diritto d'asilo che arriva da una limitazione legata proprio al mancato aggiornamento della legislazione italiana rispetto al diritto internazionale. Per cui sostanzialmente in Italia chi vuole chiedere il diritto d'asilo lo può fare soltanto se proviene dall'Europa e soprattutto se proviene dall'Europa dell'est, del ciclo migratorio legato alla guerra fredda, e questo naturalmente ha delle conseguenze molto, molto importanti anche sulle modalità con cui cresce il fenomeno migratorio nel nostro paese. Un'ultima, diciamo, caratteristica generale
che fa il paio col discorso dell'assenza istituzionale, della mancanza di pianificazione, è il protagonismo dell'auto-organizzazione dei gruppi di immigrate e di immigrati e della presenza all'interno del mondo dell'immigrazione di interventi forti da parte dell'associazionismo laico e cattolico. Questo ecco per dare, diciamo, una pennellata generale alle caratteristiche originarie, insomma, di questo fenomeno che negli anni 70 fa già evidentemente alla fine degli anni 70 piuttosto discutere. In questa slide possiamo riassumere rispetto a questo ventennio una cronologia di eventi proprio essenziale, insomma, estremamente sintetica. Alla fine degli anni 60 i primi arrivi in quelle zone di frontiera, nel corso degli anni 70 la crescita un po' su tutto il territorio di questo fenomeno e la spia di una dinamica che comincia a essere importante a vari livelli del 1977, la sentenza 46 della Corte Costituzionale che si esprime auspicando un intervento del legislatore per cercare di costruire una cornice pubblica a questo fenomeno, intervento che però con la prima legge limitata al lavoro arriverà soltanto nel 1986, quindi evidentemente c'è uno sfasamento da questo punto di vista. Un'altra tappa importante è il 1979, è proprio l'anno in cui viene pubblicato il rapporto del Censis, che è un anno interessante perché è un anno in cui avvengono le prime inchieste giornalistiche che documentano, soprattutto nelle realtà urbane, in qualche modo le prime nicchie di lavoro straniero all'interno del mercato del lavoro e anche alcune storie che cominciano a raccontare gli immigrati e gli immigrate rispetto alle loro provenienze, rispetto anche alle motivazioni che li hanno spinti a partire verso l'Italia e un evento drammatico, un omicidio, l'omicidio di Emeta Lillama nel 1979 a Roma, un profugo somalo che viene bruciato vivo proprio nel centro di Roma, evento che suscita grande clamore e che spinge, insomma, a un'ulteriore discussione, un ulteriore dibattito pubblico anche sul tema del razzismo. Un'altra tappa interessante per tornare all'aggancio con la situazione internazionale è il 1985, la firma degli accordi di Schengen che hanno un'importanza decisiva nel costruire il percorso della libera circolazione per i paesi firmatari e nel costruire invece un percorso di rigidità e di paletti alle frontiere con i paesi extracomunitari. Ecco, il dato interessante del 1985 è che i cinque paesi che firmano gli accordi di Schengen, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia e Germania federale, non contemplano l'Italia. Quindi l'Italia è l'unico paese fondatore del 1957 della Comunità Europea che non aderisce dall'inizio al percorso di Schengen e questo naturalmente è legato, insomma, anche allo scenario geopolitico di quegli anni. Poi l'Italia aderirà a Schengen nel 1990. Come vi dicevo, nel 1986 un'altra tappa interessante è la legge 943, la legge Foschi, che per la prima volta dà diversi strumenti per il governo dell'inserimento dell'immigrazione nel mercato del lavoro e che costruisce anche una sanatoria, una regolarizzazione che permette alle persone che già si trovavano in Italia in quel momento, ma che si erano trovate non in regola con il soggiorno, di emergere dalla loro condizione di irregolarità e di accedere al permesso di soggiorno e ai documenti. Questo tema delle regolarizzazioni e delle sanatorie sarà poi una grandissima caratteristica del caso italiano, che verranno riproposte periodicamente nel corso del tempo fino proprio anche ai giorni nostri. Nel 1989-90 poi abbiamo l'inizio di una nuova stagione, insomma, per cui chiudiamo anche questa lezione con questo biennio. Abbiamo un episodio drammatico, ancora una volta l'omicidio di Jerry Maslow a Villa Viterno, in provincia di Caserta, un bracciante di origini sudafricane che lavorava nella raccolta del pomodoro, che viene ucciso in una rapina a sfondi razziali. Abbiamo poi
la caduta del muro di Berlino e la riorganizzazione generale dei flussi migratori, per cui si apre anche una corrente migratoria importante dall'est all'ovest dell'Europa, e poi nel 1990 ne parleremo nella prossima lezione. Abbiamo la legge Martelli che non si occupa solo del tema del lavoro come la legge Foschi, ma che si occupa in complesso di tutto il tema dell'immigrazione e rivede per la prima volta proprio la riserva geografica, per cui riformula anche il diritto d'asilo. Abbiamo parlato velocemente di Jerry Maslow, chiudiamo questo incontro ricordando questo lavoratore sudafricano, esule dal Sudafrica dell'apartheid, che con la sua storia e con la biografia incarna proprio un po' tutte le contraddizioni anche della storia dell'immigrazione straniera in Italia. Era arrivato nel 1988 pensando in fuga dall'apartheid sudafricano, dove aveva avuto anche dei lutti in famiglia a seguito proprio della repressione del regime sudafricano, pensando di poter trovare asilo nel nostro paese, ma visto che proveniva non dall'Europa in questa idea appunto che permaneva in Italia la riserva geografica, non riesce a chiedere il diritto d'asilo e quindi si trova a vivere in Italia assistito, diciamo, da organismi assistenziali, ma con diverse difficoltà, e come molte persone che si trovano un po' in questo limbo, va a lavorare nell'edilizia, nei mercati, nella città di Roma, e d'estate si sposta in provincia di Caserta per lavorare nella raccolta del pomodoro. Si sposta sia nell'estate dell'88 sia nell'estate dell'89, insieme a molti altri braccianti. Nell'estate dell'89 è protagonista di battaglie importanti per un salario giusto, per condizioni dignitose anche a livello alloggiativo. Viveva in un sistema di baracche insieme ai suoi compagni di lavoro, ma alla fine della stagione di raccolta, nel 24 agosto 1989, viene ucciso in una rapina a sfondo razzista, un omicidio che provoca una indignazione generale in tutto il paese, che porterà a una serie di manifestazioni. Qui vediamo un'immagine del suo funerale, anche la sua foto, insomma, portata diciamo come effigie dai suoi compagni di lavoro, e con la sua morte si aprirà effettivamente un'altra stagione in cui possiamo dire il tema dell'immigrazione, da tema marginale, in qualche modo di nicchia nel dibattito pubblico, diventa invece un grande tema nazionale. Per approfondire, vi consigliamo anche questa volta due letture. Un libro di Anna Badino, Strade in salita, figlie e figlie dell'immigrazione meridionale al nord, un libro importante che ci racconta come in realtà l'emigrazione interna non sia finita con gli anni del miracolo economico, ma ci racconta le seconde generazioni, soprattutto i loro esiti, i loro percorsi nel corso degli anni 70, e un libro di Donato De Sanso, appena uscito, Braccia e persone, storia dell'immigrazione italiana in Italia, ai tempi di Jerry Maslow, edito da Claudiana proprio in queste settimane, che ci racconta nello specifico la vicenda della storia dell'immigrazione nel mercato del lavoro e dell'agricoltura, e di tutto quello che significherà la vicenda di Jerry Maslow in provincia di Caserta e non solo. E con questo concludiamo questo incontro, ricordandovi che per domande, approfondimenti e richieste mi potete scrivere all'indirizzo michele.colucci@ismed.cnr.it, e che la prossima settimana ci sarà l'ultimo incontro di questo ciclo. Grazie.